Ciao e bentornata o bentornato sul mio canale, io sono Giorgia Petrillo e in questo video ti voglio parlare di come scoprire la missione della tua anima. Perché è così importante scoprire la missione della propria anima? È importantissimo scoprirlo perché una volta che hai scoperto il tuo ruolo in questa vita, la tua vita cambia, hai iniziato ad avere più energia, ti togli anche da relazioni tossiche, da dipendenze. Ti racconto questo breve episodio che mi è capitato l'altro giorno. Ero in un supermercato dove vado di solito, e lì c'era una cassiera, una mia amica. E lei era in evidente sovrappeso, cioè si vedeva proprio che aveva messo tanto tanto peso. E io le ho detto: "Ma che cosa è successo?" Lei mi ha detto: "Guarda, Giorgio, ho messo su 25 kg". Ho detto: "Mamma mia, com'è possibile? Cioè, com'è successa una cosa del genere?" E lei mi ha detto: "Perché io quando vengo qua mi deprimo, mi abbatto. I dietologi, i nutrizionisti mi hanno dato delle diete da seguire, ma non è, io so che non è quello. Io so che il motivo per cui io sono così, nel senso ho avuto questi problemi di peso, non è tanto il cibo, ma è perché non sono soddisfatta, perché non vivo la vita che dovrei vivere." E io le ho detto subito: "Guarda, si vede che questo è nel tuo posto, quindi fai subito qualcosa, mettiti in moto per cambiare adesso il tuo lavoro, perché quando noi non siamo, quando noi non realizziamo lo scopo per cui ci siamo incarnati come anime, che abbiamo scelto di realizzare prima di incarnarci, quando non realizziamo questo scopo, purtroppo viviamo una vita un po' allo sbando." E in questo video quindi ti voglio far capire come, ti voglio dire i miei trucchi per capire come realizzare lo scopo della tua vita, la missione della tua anima. Nel mio caso, la mia missione, ad esempio, ha avuto uno sprint molto così forte quando sono andata ad un evento di alcuni dei miei maestri, che si chiamano Anna Maria e José, che io ringrazio tantissimo, che si chiama proprio Allineamento alla missione dell'anima, ed è un evento a cui ti consiglio di andare, si tiene a Malta. Però nel frattempo possiamo vedere dei metodi che ci permetteranno di scoprire qual è la missione della tua anima adesso. In molti video che ho visto su come scoprire la missione della nostra anima, viene detto sempre, cioè ci sono delle domande, no, che possiamo farci, però io volevo, prima di farti conoscere quali sono queste domande che ti possono aiutare a scoprire la missione della tua anima, ti voglio dire questa cosa. Una volta stavo guardando un video di Marie Forleo e Seth Godin, che se non li conosci vai a conoscerli assolutamente, e loro parlavano soprattutto Seth Godin, che ha scritto, un autore di tantissimi libri di crescita personale, di marketing. Lui diceva che le persone tante volte perdono un sacco di tempo a scoprire qual è quell'unica cosa che loro dovrebbero fare nella vita per realizzarsi. Ebbene, questo l'ho scoperto anche io diciamo, con le mie energie. E quella cosa che è questa, che non c'è un'unica cosa che tu puoi fare per realizzare la missione della tua anima. Tante persone si arrovellano, dicono: "Oddio, Giorgia, sì, ma io non so qual è, come devo fare", perché hanno tante passioni, no? E allora quello che ti voglio dire è che tu non devi trovare una cosa, devi trovare. Allora, innanzitutto, se hai tante passioni è buono, perché vuol dire che sei vivo, sei una persona viva. E infatti, tanti, tanti autori, per esempio, tanti geni come Leonardo da Vinci, i più grandi autori, artisti, eccetera, loro non è che avevano una sola cosa che gli piaceva fare, ma sono diventati famosi magari per una cosa, però loro facevano tante cose. Anche io, ad esempio, ho tante passioni, tra cui la danza, mi piace tanto leggere, la danza del ventre, mi piace la salsa, la bachata. Mi piace tanto leggere, mi piace fare i video, però ho scelto, diciamo, tra tutte queste passioni, ho scelto di essere ricordata diciamo, soprattutto per aprire le coscienze alle persone. Cioè, voglio proprio, siccome
io in continuazione lavoro su di me, sulla mia spiritualità, sulla mia crescita personale tramite la lettura dei registri akashici, tramite il contatto con gli angeli, eccetera. Allora io voglio essere ricordata per quello. Però non ti devi preoccupare se adesso tu non hai identificato tra il milione di cose che ti piace fare quell'unica cosa, perché verrà col tempo. Nel senso, tu se ti senti bloccata o bloccato, il primo consiglio che ti voglio dare è inizia ad esplorare, cioè muoviti, fai fluire le energie, non rimanere nella tua testa. Magari ti piace fare il pizzaiolo, oppure ti piace viaggiare, oppure ti piace fare anche a te blogging, ti piace ispirare. Ecco, inizia a provare, cioè fai tante cose, prova questo per un periodo di tempo, poi prova un'altra cosa, prova un'altra cosa, e in questo modo provando, immergendoti. Quindi nelle cose che ti piace fare, solo così puoi trovare veramente la tua missione o le tue missioni, perché possono essere anche diverse. Quindi se in questo momento ti senti bloccata, frustrata, perché dici oddio non lo so, intanto inizia a provare. Fai un elenco delle 10 cose che ti piace fare, che ti danno proprio felicità, che ti danno gioia, soddisfazione, che quando le fai il tempo sembra non esistere. E tra queste cose inizia a magari focalizzarti di più su quelle che ti piacciono di più. E vedrai che mano a mano potrai, diciamo, esce quella che magari più ti eccita, ti fa sentire gioiosa. Ecco, per esempio, a me mi fa sentire tanto, tanto gioiosa condividere queste informazioni con voi, fare video. E quindi, ecco, sperimenta, non ti sentire bloccata. La seconda cosa che puoi fare è sicuramente, se ti senti in questo momento bloccata o bloccato, essere felice. E tu dici, ok, come faccio a essere felice? Allora, essere felice per me, per esempio, significa avere sotto, diciamo, mano la mia vita in generale, no? Come con la ruota della vita. C'è un esercizio molto bello di Tony Robbins, che se non sbaglio Tony Robbins, che si chiama la ruota della vita. In pratica la nostra vita è divisa in tanti spicchi, no? E ognuno di, per esempio, lo spicchio delle relazioni, lo spicchio della salute, lo spicchio dei viaggi, lo spicchio delle avventure, lo spicchio dei soldi. Quindi tu ti fai questa ruota della vita, ti scrivi quali sono queste aree e vai a vedere quali aree in questo momento sono più carenti. E fai, per esempio, puoi fare una classifica da 1 a 10, per esempio, nello spicchio della salute, da 1 a 10, come va? Se è 5, allora magari, che ne so, ti vai a leggere dei libri che parlano di come aumentare, di come essere più in salute, oppure se quell'area lì della salute adesso esplode perché magari mangi bene, vai in palestra, ti curi, allora magari è l'area dell'economia, delle finanze che non va bene, allora approfondisci quell'area lì e vedrai che mano a mano che diciamo cerchi di migliorare queste aree, ti arriveranno nuove consapevolezze, nuove conoscenze, e con queste nuove, diciamo, conoscenze potrai anche trovare la tua missione dell'anima, nel senso che potrai trovare magari una cosa che ti stimola, che ti incuriosisce, potrai trovare dei nuovi mentori anche in quell'area che tu vuoi approfondire e che ti spingeranno a dire ok, forse posso fare questa cosa qui o queste cose qui. Ti ripeto, non è mai magari una sola cosa soltanto. Possono essere diverse cose. Un altro metodo per scoprire la missione della tua anima è chiederti cosa ti piaceva fare quando eri piccolo. Cioè, qual era quella cosa che proprio quando eri piccolo ci stavi lì e il tempo ti passava senza nemmeno accorgertene. Ad esempio, a me mi piaceva tanto stare a contatto con gli animali, magari anche con le formiche, davo da mangiare alle formiche, le facevo nuotare, vabbè, facevo anche degli esperimenti un po' così. Però mi piaceva guardare i documentari, mi piaceva leggere. C'è una foto bellissima,
che ho praticamente di me che sto leggendo nel box il topolino al contrario, però per dire mi piaceva tanto leggere, ero molto curiosa, poi mi piaceva uscire, mamma andiamo col passeggino, dicevo a mia madre, volevo uscire, volevo esplorare il mondo e infatti parte della mia missione dell'anima è proprio questa voglia, questa curiosità, mi definisco una scimmia, ho una curiosità per tante cose, tanti argomenti, mi piace la vita in generale, voglio esplorare, mi piace viaggiare, quindi parte della mia missione è anche condividere le mie conoscenze con gli altri, quindi evolvere io, cioè io evolvo e poi condivido le mie evoluzioni con voi. Ricordati che quando siamo bambini siamo più connessi alla fonte divina, quindi non siamo liberi da condizionamenti, da quello che la società ci impone di fare, quindi magari anche da quello che i nostri genitori o comunque le persone che ci sono intorno ci vogliono far fare. Quante volte sento di persone, no ma io sono diventato avvocato perché nella mia famiglia già c'erano tanti avvocati, oppure mio padre voleva che io diventassi avvocato, ecco. Quando sei piccolo non hai questi condizionamenti, non te ne può, in romano si dice, te ne può fregare di meno e quindi tu decidi di fare quello che ti piace veramente fare. Quindi che cosa ti piace veramente fare? Scrivi adesso 10 cose che ti piace fare. Un'altra domanda che mi sono fatta è stata questa: che cosa farei se non avessi problemi di soldi? Cioè se io avessi un ingresso di soldi, mi viene da dire income in inglese, un ingresso di soldi infinito verso di me, un flusso abbondante che mi arriva in continuazione e io appunto non avessi problemi di soldi, che cosa farei? Ovviamente è vero, starei anche diciamo buona parte della mia giornata al mare, però io ho visto questa cosa qui, che non mi sento pienamente soddisfatta se uso il mio tempo libero, diciamo, standomene senza fare nulla. Ho bisogno, per sentirmi viva, per sentirmi energica, per sentirmi veramente, diciamo, felice, di essere di aiuto agli altri, quindi di contribuire. Quindi se i soldi, la domanda la giriamo in questo modo, se i soldi non, per te non fossero un problema, se tu avessi questo flusso di soldi continuo che viene verso di te, e dovessi scegliere qualcosa per contribuire nel mondo, per aiutare gli altri, che cosa faresti? Ecco, perché ricordati che, come ti dicevo prima, noi ci siamo incarnati su questa terra come angeli terreni, se stai guardando questo video sicuramente anche tu sei un angelo terreno, poi magari faremo un video in cui spiegherò come riconoscere se sei un angelo terreno. Ci siamo incarnati con uno scopo, con una missione che può essere qualsiasi cosa, non deve essere per forza, che ne so, fare l'astronauta o cose pazze o, ripeto, fare un lavoro classico, che ne so, essere un panettiere o un pompiere oppure un ristoratore, no, può essere anche semplicemente viaggiare e condividere la tua passione per il viaggio con gli altri, può essere sorridere e condividere la tua gioia di vivere i tuoi sorrisi con gli altri, magari ti fai un corso di yoga della risata e poi lo insegni agli altri, quindi c'è un'ampia gamma di cose che tu puoi fare, dai mestieri diciamo più normali tra virgolette alle cose più un po' strane, come dire, anche per esempio fare i video può essere la tua missione dell'anima. Se in questo momento ti stai chiedendo, sì Giorgia, ma io nella mia vita non so nulla, non ho imparato nulla, non posso mettere a disposizione niente perché non mi sono ferrato in nessun campo, alt, aspetta un attimo. Sicuramente tu nella tua vita hai avuto dei fallimenti, ok? Per esempio, che ne so, dei fallimenti in amore, oppure dei fallimenti col denaro, per esempio non riesci a a svoltare, ad avere una situazione economica che ti soddisfa, ecco. Puoi fare di questi tuoi fallimenti una montagna di ricchezza, perché sei esperto in come non si fa una cosa e
Ti dico questo, quando le persone sanno come non si fanno determinate cose, per esempio, tu puoi scrivere che sono 10 modi per far fallire una relazione e già quello è una cosa, diciamo, è uno spunto, una condivisione che tu puoi dare agli altri, perché le persone dicono ok, va bene, non devo fare queste cose per far fallire una relazione. E quindi poi ovviamente tu imparerai durante il tuo percorso di vita come invece avere una relazione sana, una relazione duratura. Quindi anche dai tuoi fallimenti, anzi soprattutto dai tuoi fallimenti, tu puoi insegnare alle persone e puoi diventare un modello di ispirazione, perché ricordati che le persone non sono attratte dalle persone che hanno super stellate, che non hanno mai avuto fallimenti nella loro vita, che tra parentesi non esistono, perché se dicono così stanno mentendo, perché tutti noi per eccellere abbiamo bisogno di sbagliare, ma sai quante volte Michael Jordan per diventare il campione che è diventato, sai quanti canestri ha sbagliato? Quindi fai dei tuoi fallimenti e soprattutto della unicità dei tuoi fallimenti la tua miniera d'oro. Poi altri modi per aiutare gli altri è, ecco, leggere libri, formarsi, andare appunto a corsi di formazione. Io vado continuamente, mi formo in continuazione, ma anche senza, diciamo, se adesso non hai la possibilità economica, anche leggendo dei libri puoi leggere e allo stesso tempo condividere quello che hai letto con altre persone. Ci sono tanti tanti modi in cui tu puoi essere utili agli altri, pensaci, magari no, adesso non lo sai perché fondamentalmente non ti ci sei ancora messo per bene non ti sei seduto, non hai riflettuto, però non ti preoccupare, c'è tempo. Se stai guardando questo video vuol dire che adesso è il momento in cui tu senti questa chiamata, quindi siediti, prenditi una giornata magari solo per te, oppure iniziaci a pensare adesso, chiedi all'universo, dici quali sono i miei doni, quali sono i miei talenti che posso mettere a disposizione degli altri. Vedrai che i tuoi angeli custodi ti daranno delle risposte, magari non subito, magari devi aspettare un pochettino di tempo, però arriveranno. Però tu chiedi, non devi avere paura di chiedere, quindi chiedi quali sono i tuoi doni, quali sono i tuoi talenti, come puoi metterli a disposizione del mondo, e vedrai che le risposte ti arriveranno. Ricordati che tu sei una persona unica, che in tutta la storia dell'umanità non c'è nessuno come te, altrimenti non saresti nato. Noi ci siamo incarnati perché siamo unici, perché la nostra esperienza è unica, perché i doni che abbiamo sono unici e soprattutto abbiamo noi un nostro modo tutto personale di trasferire agli altri questi doni, che può arrivare a tante persone diverse. Io ora sto arrivando a te, magari non arrivo a qualcun altro, ma non mi importa, la mia energia in questo momento combacia con la tua, così come i tuoi doni, la tua energia attirerà persone simili a te. Quindi non ti scordare per favore della tua unicità, perché è quella che farà svoltare le persone, che farà svoltare anche te, e che ti ricordandoti della tua unicità tu ritroverai i tuoi doni, i tuoi talenti, e potrai veramente sentirti felice condividendoli con il mondo. Adesso, se questo video ti è piaciuto, ti invito a metterci un bel like, ad iscriverti al canale e ad iscriverti anche al mio gruppo Facebook, ti lascio il link qui nei commenti, che si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo, dove faccio delle dirette molto spesso, rispondo alle vostre domande, pubblico delle cose che non pubblico altrove, e poi lì possiamo avere delle conversazioni face to face, delle conversazioni, diciamo, più interattive. Quindi ti aspetto lì, e per adesso ti do un mega mega bacio. Muah.